Ciao a tutti, io sono Eleni e bentornati in questo nuovissimo video. Questa è una location un po' diversa perché sono a casa di mia nonna e questo è l'unico momento in cui posso registrare questo video. Comunque, in questo periodo cade l'anniversario dell'affondamento del Titanic e quindi ho deciso di fare una recensione sul libro appunto ambientato sul Titanic in quella notte, fatidica notte. Tra il 14 e il 15 aprile 1912. Sto parlando di questo, La strada in fondo al mare di Lea Fleming, che ci presenta due storie differenti di due donne completamente differenti che neanche si conoscono, che appunto dovranno affrontare lo stesso destino. Queste due donne ovviamente hanno storie diverse, hanno caratteri diversi, sono anche in due classi differenti del Titanic, ma una cosa le accomuna, la paura e l'angoscia di quella notte, che è l'unica cosa che le accomuna. Infatti l'autrice ovviamente ci presenta queste due storie verosimili, sono inventate, però chissà, magari poteva succedere realmente in quel periodo. Ovviamente è stato un colpo al cuore sapere cosa provano queste due donne, cosa hanno provato in quella notte in cui c'è solamente paura, c'è confusione, c'è angoscia. Ovviamente questo è un mattone e per me è stato veramente un colpo al cuore. La scrittura non è complicatissima, molto leggera, fluida, nonostante racconti di queste emozioni di quella notte. Ed è stato traumatico. La prima volta che ho letto questo libro, diciamo che non ho capito appieno in realtà quello che stava accadendo, anche se conoscevo gli avvenimenti oggettivi. Però non capivo bene cosa in realtà le due protagoniste stavano passando. Adesso che l'ho riletto, perché l'ho riletto ovviamente, diciamo che ho capito meglio cosa hanno provato ed è stato come se io fossi lì con loro, perché mi sono immersa tantissimo in questo libro, nelle loro storie, di queste due protagoniste, diciamo, ed è stato brutto, diciamo. Non oso neanche immaginare cosa hanno realmente provato le persone che erano veramente sul Titanic. E cioè, poi ovviamente di recente ho anche visto che il Titanic veramente si sta deteriorando in mezzo all'oceano, ovviamente. E questa cosa un po' mi dispiace. Perché io al Titanic ci sono molto affezionata, perché l'ho scoperto solo grazie al film di Leonardo DiCaprio, che è stato il primo film che ho visto di DiCaprio, però non lo so, da lì poi ho fatto ricerche su ricerche e in realtà non ci ho capito niente di quello che si dice, cioè però diciamo che un modo per capire una parte di quella notte a leggere questo libro. Io ve lo consiglio se siete curiosi di sapere cosa hanno provato. Diciamo che la cosa che mi ha colpito di più e della parte più bella, come dicevo prima, è quello che hanno provato le protagoniste. E cioè, piango tantissimo. Diciamo che è un libro mattone, ma si legge con leggerezza, si legge ritengo giù perché è pesantissimo. Si legge bene, diciamo, nonostante appunto le tematiche, però apre anche tantissimo gli occhi su quello che è successo, ti spiega ovviamente cose che sono successe quella notte e io non riesco ancora a capacitarmi di quello che è successo, cioè come è possibile. Ho sentito tantissime teorie su questa cosa, ho sentito veramente tantissime cose. È successo questo, no, è successo quell'altro, è colpa sua, è colpa di quell'altro, vabbè. Alla fine solo è la colpa del capitano perché è lui che comandava. E poi mi dispiace anche per il capitano Smith in realtà perché quello era il suo ultimo viaggio e avrebbe potuto farlo con tranquillità perché avete fretta. Perché appunto una delle teorie che diciamo, che si vociferano ovviamente è la velocità
e quindi non hanno fatto in tempo a virare. Comunque, poi ovviamente in quella zona si sa che ci sono gli iceberg, che c'è anche poca visibilità, quindi perché andare estremamente veloce in quella zona quando dovresti andare estremamente piano? Non lo so, ovviamente io non c'ero, sono nata 85 anni dopo, quindi neanche posso dire di aver vissuto quel periodo. Comunque io vi consiglio questo libro, appunto perché voglio che voi siate tristi e angosciati quanto me, e dovete assolutamente sapere di queste due donne, perché lo so che voi lo volete sapere. E questa autrice ha fatto il suo dovere, brava, ti meriti tutta la mia riconoscenza, carissima amica. E niente, cioè, poi io essendo una ragazza di mare, cioè vivo al mare, però diciamo che non è che ci vado spessissimo, ecco, quindi questo è stato anche un modo per stare al mare. E, però vabbè, questa è una cosa un po' personale, magari chiunque altro può sentirsi come vuole leggendo questo libro. Io ovviamente mi sono sentita molto triste e angosciata, come dicevo prima, perché mi sono immersa tantissimo in questo libro, perché questo libro ti coinvolge in questa storia, in queste due storie in realtà, e ti fa quasi dispiacere che sia successo, perché ti fa anche affezionare molto alle protagoniste, ai protagonisti, perché non è che ci sono solo loro due. E quindi un po' ti senti anche come se fossi lì con loro, come se le conoscessi queste due donne. E quindi, cioè, io ve lo consiglio tantissimo. Fatemi sapere nei commenti se lo avete letto e cosa ne pensate, se lo volete leggere. Adesso vi dico quante pagine sono nel caso siete curiosi, sono un po'. Sono 533 pagine. Sembrava, cioè, in realtà mi ricordavo di più, effettivamente, dalla prima volta che l'ho letto. Però si leggono così, diciamo, che poi tra l'altro l'autrice adesso riguardando, che non è che proprio ha inventato tutto, diciamo che alcune cose sono vere, diciamo, sentite dai superstiti del Titanic, quindi effettivamente qualcosa di vero c'è. Potrebbe esserci adesso quello che dicono i superstiti, potrebbe essere anche una loro versione personale dei fatti, però comunque diciamo che sono più veritiere le loro versioni che di chiunque altro, diciamo. Quindi io l'ho pagato, mia nonna l'ha pagato perché è di mia nonna il libro, 9,90 euro, Newton Compton, bravo Newton Compton che ci dai questi regali a poco prezzo. Io l'ho sempre detto che sono pro Newton Compton, e devo dire che cioè sì, adesso non so se è ancora in commercio, se si può ancora acquistare, io non lo posso dire perché non mi sono informata prima di fare questo video, ovviamente, cioè, che brava che sono. Non mi informo e poi faccio recensioni che non complete, però comunque potrei sempre andare a vedere e poi magari ve lo faccio sapere in descrizione. Comunque questo video è finito, lascio un like se vi è piaciuto, vi invito nuovamente a farmi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo libro, comunque in generale del Titanic, e iscrivetevi al canale se non ancora l'avete fatto, attivate la campanellina per non perdere nessun altro video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!